Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto scusate, ma mi sa che ci saranno grandi e bruschi cambi di posizione perché non ho ancora trovato la dimensione ideale per girare da solo, nel senso che voi non lo sapete, ma io mezz'ora che litigo con la webcam perché un giorno, sì, un giorno. Un momento si vede il bidone dei rifiuti, un momento si vede l'ambulatore, insomma tutte cose di cui voi non ve ne fate niente. Adesso sembra che io abbia trovato la maniera di creare, come si dice in gergo, un background recente. Ma non stiamo a perdere troppo tempo, veniamo all'argomento del video. Questo video è un'altra richiesta, questa volta però si tratta di una richiesta di Cristiana Carpentieri, che saluto, ciao Cri. Spero di riuscire a farti avere il link a questo video. Come avrete letto dal titolo, Cristiana mi ha chiesto di parlare di amore, che in realtà è stata una cosa che ho proposto io, però lei è stata l'unica che se ne è accorta e mi ha detto: aspetta il video su amore, un sacco di tempo fa anche qui. Quindi le promesse le tengo, ci metto tempo, magari me le tengo, ecco. Che dire? Partiamo da un punto fermo. Io ci credo. Perché credo anche che parlare di amore, intendendo solo io e te, è riduttivo. Non c'è solo amore di coppia, in realtà anche l'amicizia è un amore. Quindi avendo degli amici io credo in amore. Vi torna? Ecco. Certo è che quello che più ha ispirato poemi, struggimenti, film è l'amore di coppia. Io negli anni ho sviluppato un po' di tendenza all'antimonogamia in realtà. Nel senso che è bello e normale guardare solo una persona. I primi tempi. Perché vi siete appena scoperti? Perché pensi di aver trovato l'amore della tua vita? Perché tutto l'amore tesoro pucci pucci? Perché sessualmente non guardi nessun altro anche in quel senso, ma poi siamo veramente, ma veramente sicuri che duri tutto questo per la vita? Soprattutto in ambito intimo, non diciamo troppe sconcerie, altrimenti YouTube mi censura. Soprattutto in ambito intimo, soprattutto in ambito di stimoli erotici. Secondo me, quando la coppia è rodata, quindi parliamo di anni, cominciare a guardarsi intorno è umano, è fisiologico e direi quasi indicato. Perché è vero che in una relazione amorosa una componente è il sesso, però nulla vi vieta di amare una persona, continuare ad avere stimoli sessuali. E allora cosa si fa? Tutto da soli? Non è meglio, ecco, nei limiti e con le dovute precauzioni, fatelo sempre protetto, guardarsi un po' intorno con il consenso dell'altra persona, il consenso. Non le corna, perché le corna sono una cosa fatta alle spalle. Quindi no, e io non approvo le corna, però non approvo nemmeno i lacci, non approvo le briglie. Si dice sei mia, sei mio, però se ci pensate è una cosa che fa rabbrividire. Detto questo, ci sono però tanti fattori che influenzano, secondo me, il mio essere single. Uno di questi senza dubbio è la collocazione. Forse voi vi aspettavate la disabilità, però
ci sarà anche quella, però negli ultimi 7 anni, anzi 6 anni a qualcosa, agosto saranno 7, secondo me ha avuto influenza la collocazione, perché Grosseto non è una grande realtà. E se pensate che anche nelle grandi realtà ci sono tante persone che non se la sentono per un motivo o per un altro, serio o meno serio, giustificabile o ingiustificabile, di uscire allo scoperto, per me e per le persone LGBT, che cosa, chi rimane da conoscere? Ben poco, no? Non credete? Prendiamo ad esempio una realtà più grande come Roma. Sicuramente ci saranno persone sposate per copertura, sicuramente ci saranno persone che anche se non sono sposate non si dichiareranno, però volete mettere confronto con 5 milioni di abitanti contro 38.000? Cioè, cercate di capirmi cosa vi voglio dire, no? Poi sicuramente un secondo posto lo dobbiamo dare alla disabilità, perché comunque ha un'influenza, è inutile voler fare gli ipocriti, comunque sia ha un'influenza, cioè è innegabile. E per quanto riguarda quello che si vede della mia, come dico in quel video, non sai come si sente, ci sono queste mani, vi metto il video nelle schede. No, aspettate, dobbiamo inquadrare meglio le mani. Sì, Riccardo, se le fai vedere in camera magari. Ci sono queste mani. Bene, resterò così. Scusate per sti continui cambi. Dicevo, appunto, la disabilità è un'influenza. E nella mia penso che la cosa che spaventa di più sono le mani, perché una persona che mangia completamente da sola, una persona che per esempio entra in macchina aggrappandosi alle sporgenze della macchina, fa meno paura, fa meno paura. Poi io ho notato un'altra cosa. Ho notato che ci sono tante ragazze disabili fidanzate con ragazze, tante ragazze disabili fidanzate con ragazzi, tanti ragazzi disabili fidanzati con ragazze e pochissimi ragazzi fidanzati con ragazzi. Personalmente ho avuto a che fare con due coppie, di cui una pensavo che fosse composta da Norman Rodato e più disabile, e ho scoperto che invece sono due ragazzi disabili. Beati voi. Beati voi che la vostra disabilità non vi ha impedito proprio fisicamente di stare insieme. Perché non è che uno non si fidanza con un altro disabile, perché no? Io non avrei problemi. Però chi ci aiuta? Chi ci aiuta? Di certo non lo Stato italiano. E non mi dite che devo fare un passo prima dell'altro, perché se si nasce disabili in teoria ci si rimane pure. Non mi dite questo. E il fatto di vedere poche coppie gay maschili con un componente disabile sicuramente non è il massimo da vedere. Un secondo che spengo la luce perché è uscito il sole. Non lo so perché sia subentrata questa mentalità. Forse perché c'è ancora una distinzione troppo netta fra donne più portate verso la cura e uomini che vogliono essere curati. E quindi anche noi gay non facciamo eccezione. Io spero di no, spero che questo sia un mero pregiudizio, però sicuramente non sono incoraggiato. E attenzione, quando dico che non sono incoraggiato,
Non è che sto pensando già a matrimonio, fiori d'arancio, figli che peraltro manco voglio e quant'altro. Cioè, quello che manca a me personalmente, quello che manca a me personalmente è proprio la dimensione iniziale, ossia ho un ragazzo, un uomo, perché comunque sono pure più grande di me, un uomo che mi chiede di uscire, oppure perché no, viceversa, anche avere la possibilità, io di chiedere a un uomo di uscire. Cioè, stando a Grosseto, non è che mi posso aspettare che uno, non lo so, di Milano che non mi conosce, voglia uscire con me. Oh, diverso è se lo conosci prima e poi ritorna alla sua città, ti ha conosciuto, ti ha apprezzato, può darsi anche che vi potete sentire, potete iniziare una relazione a distanza, ma da uno sconosciuto non mi aspetto che mi accetti per quello che sono, proprio perché è uno sconosciuto. Capite cosa io voglio dire? Quindi, finiamola di credere nella favoletta che l'amore tutto può, perché no, ragazzi, l'amore non può tutto. Se potesse tutto, non esisterebbero quelli che si definiscono i single per scelta altrui, quale sono io. Che poi ci sono anche single per scelta, no? Se potesse tutto, le persone non si lascerebbero, oppure, o meglio, si lascerebbero soltanto per alcuni motivi piuttosto che per altri, no? Ci sono persone che non riescono a reggere la distanza, ad esempio. Quindi io non credo che l'amore tutto possa. C'è sempre quel lumicino che mi permette di dire chissà un giorno guarderò sto video e riderò abbracciato al mio compagno. Adesso la legge ce l'abbiamo. Abbiamo le unioni civili, quindi le persone LGBT non hanno più scuse per nascondersi, come per esempio il fatto che fino a poco fa non avessimo una legge che ci tuteli. Io spero che sia da incoraggiamento per chi ancora non se la sente, però vedo che la strada è ancora lunga. Vorrei ricordare e lanciare un appello per chi avrà avuto il coraggio di vedere sto video fino alla fine. Anche i disabili hanno diritto, se lo desiderano, a una vita intima e affettiva. E anche fra i disabili ci sono persone gay, lesbiche, bisex e sicuramente anche trans, anche se non ho avuto ancora la fortuna di conoscerne nessuno. Io spero che il mio punto di vista si sia rivelato un minimo interessante. Ringrazio Cristiana per questa richiesta. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Mi scuso per la postazione traballante, sì che mi sto girando ancora a guardare e ci vediamo al prossimo, ciao!